Livorno-Brescia, ora Massimo Barchesi. Buon pomeriggio dall'Armando Picchi, anche qui una splendida giornata di sole, temperatura di 16 gradi, obiettivi diversi in questa sfida. Il Livorno, reduce dalla brillante vittoria sul campo della capolista Carpi, cerca continuità e punti in chiave e promozione. Dall'altra parte il Brescia è alla ricerca di un risultato positivo per allontanarsi dalle zone basse della classifica, in attesa di novità dal fronte societario, e la prossima settimana sarà quella decisiva per il futuro del club lombardo. Brescia che almeno in campo ha dato comunque segnali confortanti nel match vinto contro il Frosinone. Entrambe hanno cambiato da poco l'allenatore. Gelain, tecnico del Livorno, promosso dalla primavera, è subentrato ad inizio anno, all'esonerato Gautieri, e ha iniziato benissimo vincendo appunto a Carpi. Dall'altra parte fa il suo esordio Salvatore Giunta, un passato da calciatore nel Brescia dal 90 al 96 da allenatore delle giovanili. Giunta sarà affiancato dal croato Javorcic, che aveva preso momentaneamente il posto dell'esonerato Iaconi, ma che non può fare il primo allenatore in quanto sprovvisto di patentino. Per festeggiare i 100 anni di storia, da oggi e fino al termine del campionato, il Livorno giocherà con una maglia celebrativa che riporta alla mente quella indossata dalla squadra che nella stagione 42-43 sfiorò lo scudetto. Passiamo alle formazioni: 3-4-3 per il Livorno, che si schiera con Mazzoni in porta, in difesa Gonnelli, Emerson e Bernardini, a centrocampo Moscati, Appel Pires, neo acquisto Djokovic e Lambrughi, in attacco Siligardi, Vantaggiato e Jelenic, assenza dell'ultima ora quella del capitano Luci, alle prese con un infortunio muscolare. Risponde il Brescia, modulo 4-3-1-2, in porta Arcari, in difesa girando Zambelli, Antonio Caracciolo, Lancini e Scaglia, a centrocampo Sesto, Maidat e Quaggiotto, in attacco Bentivoglio alle spalle di Andrea Caracciolo e Corvia. Dirigerà Maresca di Napoli, alla 26esima presenza in Serie B sugli spalti, presenti circa 10.000 spettatori, una cinquantina di quali giunti da Brescia. Te Corsini. Brescia in vantaggio al settimo minuto, ha segnato Corvia, Livorno 0 Brescia 1 a Tebisantis. Siamo al nono minuto e dunque, come detto nel flash su Varese, a sorpresa il Brescia si è portato in vantaggio al settimo minuto con il gol numero 3 in campionato di Corvia. Per una volta tanto Andrea Caracciolo si è trasformato nei panni di assist man, bellissima la sua verticalizzazione. Seguiamo la risposta del Livorno, però attenzione, pallone in area di rigore, Lambrughi anticipato d'un soffio da Sesto, pallone ancora buono, Appel Pires, il sinistro letteralmente murato, il pallone resta lì in area di rigore, mischia furibonda, poi la conclusione dalla distanza ancora una volta provata dai giocatori del Livorno, da Siligardi, e per la terza volta i giocatori del Brescia sono riusciti a rintuzzare la conclusione degli attaccanti in maglia Amaranto. Dicevo, splendido l'assist di Andrea Caracciolo, ottimo l'inserimento di Corvia, che si è presentato davanti al portiere Mazzoni e lo ha battuto con un tocco. Mazzoni tra l'altro era riuscito anche a deviare il pallone, che però è terminato in fondo alla rete. In precedenza, al quarto minuto, la prima conclusione da parte del Livorno con Djokovic, una conclusione di piatto sinistro deviata in calcio d'angolo dal portiere del Brescia Arcari. Siamo al decimo minuto di gioco con il Brescia in vantaggio sul Livorno per 1-0. Frosinone, 16 minuti e 10 secondi. Jelenic, il pareggio del Livorno al quarto d'ora, 1-1 tra Livorno e Brescia. Mazzeo. Ha reagito subito dunque il Livorno dopo il gol subito al settimo minuto da Corvia poco fa, come detto nel flash su Chiavari. Il pareggio da parte di Jelenic, è stato bravissimo lo sloveno in mezzo a due avversari, esattamente a Zambelli e Antonio Caracciolo, a infilarsi tra i due giocatori del Brescia e a battere con un bel tocco di sinistro in uscita il portiere del Brescia Arcari. È il secondo gol in campionato per Jelenic, giocatore che proviene dal Padova, militato in passato anche nel Genoa. 1-1 dunque tra Livorno e Brescia. Livorno che si conferma con il nuovo modulo di Ezio Gelain, il 3-4-3, è tornata la difesa a 3 dopo l'esperienza avuta con Carmine Gautieri. Gelain, che qui è di casa, è stato il vice di Perotti e il vice di Nicola, ha allenato la primavera del Livorno prima della chiamata del presidente Spinelli dopo l'esonero da parte di Carmine Gautieri. Dall'altra parte 4-3-1-2 per il Brescia di Salvatore Giunta, che aveva iniziato bene come detto con il gol bello. Attenzione, Frosinone in vantaggio con Ciofani, la rete di Ciofani al 17esimo, Frosinone 1 Spezia 0. A te Barchesi. E tra poco ti cedo la linea a Graziani. Dicevo del Brescia che aveva iniziato bene il match con la rete di Corvia, ma poi il Livorno si è riversato a testa bassa in avanti, ha pareggiato come detto al quarto d'ora con Jelenic. Vediamo
il Brescia in attacco, l'uscita da parte del portiere Mazzoni. Siamo al 18° minuto, Livorno 1, Brescia 1, Pescara 1, Ternana 1, Studio. Siligardi, il vantaggio del Livorno al 29°, Livorno 2, Brescia 1, Te Corsini. E dunque il Livorno ha capovolto la situazione, conduce per 2-1 sul Brescia quando siamo al 32° del primo tempo. Poco fa il gol splendido di Siligardi, fotocopia della rete realizzata dalla Brescia dopo 7 minuti da Corvia. C'è stato un assist in verticale perfetto di Vantaggiato, splendido l'inserimento di Siligardi in mezzo a due avversari. Siligardi, da posizione leggermente defilata, si è presentato comunque davanti al portiere del Brescia Arcari e lo ha battuto. Un bel gol quello del giocatore di scuola Inter, il sesto per lui in campionato. Livorno che poco fa è andato addirittura vicino al gol del 3-1 con Vantaggiato, il cui diagonale è stato deviato dal portiere Arcari. Ora è un momento di difficoltà da parte del Brescia, che si vede un Livorno assai aggressivo, un Livorno che ha reagito prontamente dopo la rete subita al 7° minuto e sta dominando la scena. Conduce per 2-1 la formazione di Ezio Gelain quando siamo al 33° del primo tempo. Frosinone. E 9 minuti nel corso della ripresa anche all'Armando Picchi, con il Livorno sempre in vantaggio sulla Brescia per 2-1. Ricordiamo nel primo tempo le reti al 7° di Corvia per il momentaneo vantaggio degli ospiti, poi al 1/4 d'ora Jelenic e al 29° Siligardi. Fino a questo momento la differenza l'ha fatta la qualità dell'attacco del Livorno, con Jelenic e Siligardi che sono andati in gol. Vantaggiato che ha servito uno splendido assist a Siligardi in occasione del gol del 2-1 e ha poi sfiorato la rete del 3-1 con un diagonale parato brillantemente da Arcari. E ancora il Livorno che sta attaccando, c'è un calcio di punizione sul settore di sinistra. Vediamo Emerson, che oggi in virtù dell'assenza di Luci è il capitano della formazione di Ezio Gelain, sta per scodellare in mezzo il pallone. Il centrale difensivo brasiliano parte con il mancino, il cross, non esce il portiere, c'è il gol! Il gol del Livorno, errore in uscita da parte dell'estremo difensore Arcari, e c'è il gol del 3-1 da parte della formazione livornese con un colpo di testa vincente da parte, vediamo, è stato travolto letteralmente il giocatore, se non andiamo errati è stato il numero 21 Gonnelli a realizzare, vediamo un po', così è, vi confermiamo, Gonnelli che è stato letteralmente travolto dai compagni di squadra, però è stato il più abile di tutti a staccare di testa e a spedire il pallone in fondo alla rete. Gonnelli dunque, il 21enne, un prodotto del vivaio del Livorno, al suo primo gol in Serie B. Livorno 3, Brescia 1 all'11° della ripresa. Frosinone. Ripresa. Riapre la partita il Brescia, ha segnato Sestu al 13° della ripresa. Livorno 3, Brescia 2, Avellino. E dunque, come detto nel flash su Crotone, il Brescia ha accorciato delle distanze ed è rientrato in partita grazie al primo gol in campionato da parte di Sestu, che è stato bravo ad anticipare Mazzoni e a trafiggere l'estremo difensore del Livorno. Nel frattempo c'è il primo cambio della partita nel Livorno, entra il bulgaro Galabinov ed esce Vantaggiato al 18° della ripresa. Dunque nemmeno il tempo di festeggiare per il Livorno per la rete realizzata dal giovane Gonnelli, che oggi sostituisce lo squalificato Ceccherini, che il Brescia si è riportato in partita ed ha anche attaccato dopo la rete realizzata da Sestu con un'azione interessante nata da uno schema da calcio d'angolo con il pallone di scaglia per Bentivoglio, che è uscito in pratica dai blocchi dei propri attaccanti, ha cercato la conclusione e Fiacca è stata allontanata. Tra l'altro hanno anche invocato un rigore che in realtà non c'era per un intervento, un presunto intervento con un braccio da parte di un giocatore del Livorno. Siamo al 19° della ripresa, Livorno 3, Brescia 2, Frosinone. 1:20 al 90° con il Livorno in vantaggio sul Brescia per 3-2, il gioco è fermo perché c'è a terra Bernardini, altro attaccante schierato questa volta da Salvatore Giunta. Brescia con tre attaccanti più Bentivoglio e Sestu, a trazione davvero offensiva, è entrato in campo Razzitti al posto di Zambelli, in precedenza
Massa, Gemiti per il Livorno aveva preso il posto di Lambrughi, e Brescia che ha sfiorato ancora una volta il gol del 3-3 al 39esimo, ennesimo a fondo di Sestu sulla destra, davvero travolgente in questa ripresa l'ex giocatore del Chievo. Sestu ha mandato in mezzo un pallone davvero invitante, Caracciolo è andato a chiudere sul primo palo, ma nel deviare il pallone lo ha clamorosamente mancato. Un'azione, una giocata non da Caracciolo, opportunità davvero ghiotta per il 3-3. Ora c'è Appelt Pires per il Livorno, vediamo Djokovic in zona tiro, carica il sinistro, rete, strepitoso gol da parte di Djokovic, il croato chiude i giochi all'Armando Picchi, un sinistro fulmineo dai 27 metri, pallone sotto l'incrocio dei pali alla sinistra di Arcari, Djokovic decisivo ancora una volta come nel match d'andata quando nel finale realizzò con la complicità del portiere Minelli, fu autogol ma il colpo di testa decisivo fu di Djokovic dopo che il pallone aveva colpito la traversa. È il 90esimo in questo momento, Livorno 4 Brescia 2, ben 6 minuti di recupero. Frosinone, è finita Livorno, Livorno batte Brescia 4-2, a te Lopez.